Eccoci di nuovo insieme. In questa seconda parte di trasmissione parliamo di un film documentario. Il titolo è Dani Abad e i registi del film sono Manuel Norcini e Sara Pavone, che sono nostri ospiti. Li saluto e li ringrazio. Buongiorno e benvenuti nei Buongiorno. nostri studi. Un Grazie. film molto particolare, ce lo racconteranno ovviamente loro e soprattutto ci racconteranno anche cosa c'è dietro e chi c'è dietro questa produzione. Il film, diciamo subito, che è stato già proiettato a Pineto per quanto riguarda la provincia di Teramo e sarà successivamente proiettato a Teramo. Quando? Il 23 novembre alle ore 18 al Cineteatro Comunale. Prima di raccontare la vostra esperienza e il film, andiamo a vedere insieme di che si tratta nel trailer, va bene? Abbiamo visto volti e luoghi. Dove ci troviamo? Per la precisione, chi comincia? Comincio io. sì, il documentario è stato girato in Nepal tra il 2017 e il 2018. Quando siamo partiti la prima volta, agli inizi del 2017, siamo partiti con questa idea che è un'idea nata da una conversazione con Sara, appunto. Quando nacque, diciamo, questa idea di raccontare il Nepal visto anche Da dagli che punto occhi. di Esatto, vista? era Il Nepal ha visto. tante Il Nepal ha sfaccettature. tantissime sfaccettature, sostanzialmente è conosciuto nel mondo per le montagne. Diciamo che quando uno dice Nepal di solito pensa all'Everest. E invece, parlando con Sara, è nata questa idea di raccontare il Nepal attraverso il punto di vista di questa piccola ONG comunque. Ecco, ricordiamo chi produce, chi c'è dietro questa, perché nasce questo film documentario, l'avete realizzato in collaborazione? Sì, noi siamo i registi del documentario ed è un progetto coprodotto dall'associazione Living Nepal, di cui sono la fondatrice, e da Manuel Norcini. E c'è un'esperienza piuttosto traumatica dietro poi tutto quello che state facendo adesso. Sì, diciamo che tutto Dall'associazione fino al nasce un po' documentario, prima. una brutta esperienza che hai vissuto tu personalmente. Sì, dietro Living Nepal c'è, adesso non mi sento di dire che sia totalmente tragica perché poi c'è stato, no, un risvolto molto positivo, Però nel momento in cui ma l'ha nel vissuto momento è stato in un cui, dramma, sì, ovviamente. io mi trovavo in Nepal nel 2015 quando ci fu il terremoto, un terremoto che ha provocato tante conseguenze negative, tra cui la morte di quasi 9.000 persone. Io mi trovavo in montagna, visitavo il Nepal anche io per le montagne, mi trovavo a fare un'escursione e mi ritrovai bloccata in una zona che si chiama Valle di Lantang. E mi sono trovata appunto ad affrontare questa catastrofe insieme a questo popolo. E per una settimana siamo rimasti in montagna bloccati a condividere cibo, risorse, acqua, riparo, a A sopravvivere, sopravvivere. detto così. E questo ha fatto sì che io già ero predisposta a questo popolo, comunque a questa terra che non è fatta solo di meraviglie naturali, ma è fatta di un popolo che ha un'indole molto accogliente, molto forte, che ti porta sempre a tornare. E dopo questa esperienza questo legame è diventato ancora più forte, perché a seguito del terremoto, comunque del rimpatrio in Italia, io sono tornata in Spagna, in quel momento vivevo in Spagna, a Barcellona. Insieme a un altro fondatore che è anche sopravvissuto al terremoto e si trovava lì in quei giorni, e un'altra ragazza amica, un'amica viaggiatrice, abbiamo fondato questa associazione per poter tornare il prima possibile e dare una mano
in modo nasce diretto, dunque per dare una mano alle popolazioni, esatto, terremotate. Poi questo documentario, ovviamente la logica, quasi la logica conseguenza, insomma, perché si vive quotidianamente quella realtà e si decide di raccontarla, sì, no? Sì, nacque, diciamo che nacque proprio da Sara, no? Questa, che poi era un po' anche un'esigenza di voler raccontare il loro modo di, tra virgolette, lavorare, perché poi è un lavoro barra scambio che si fa con le comunità queste locali. Queste immagini sono bellissime. Grazie. A proposito, poi tra quella l'altro di montagne. Quella era proprio la Valle dell'Antang, dove il punto in cui si trovava lei più quando o meno, c'è stato, sì, il terremoto. Più o meno in quelle, da quelle, sì, zone là. Lì siete tutti, scusa se torno al terremoto, siete tutti sopravvissuti, perché vi trovate ovviamente in una zona dove non ci sono stati crolli, la montagna non si è staccata. Che cosa è successo? Nella zona in cui io mi trovavo in quel momento, o comunque dove sono riuscita a trovare riparo, per fortuna non era morto nessuno, però la valle è comunque una valle di vari chilometri, e nella zona più estesa, più ampia, ci fu una valanga proprio pochi secondi dopo il terremoto, che ha in cui sono morte in quel villaggio. Il villaggio è stato completamente distrutto, è stato seppellito, e sono morte più di 300 persone tra turisti, escursionisti e nepalesi. E in questo documentario voi raccontate la vita dopo questo, sì, vero? Sì, dopo questo evento, sì, drammatico. Esatto. Comunque, quando io sono andato lì con Sara e con Living Nepal, loro erano già lì da un paio d'anni, quindi diciamo che avevano già portato avanti diversi progetti già, sia di ricostruzione, educativi, sia con le scuole che con la comunità in generale. E quindi abbiamo, nel documentario viene anche in parte raccontato anche questo. Non è un documentario che comunque che racconta esclusivamente di Living Nepal, né che racconta esclusivamente del Nepal in quanto a bellezze naturali e cultura. È un po' un mix, diciamo che è un film magari che può anche uscire un po' dall'ordinario, perché non ci concentriamo proprio su alla un durata solo proprio argomento. Di un film o è una sorta dura di dura un'ora e un quarto. Dunque un film. Un lungometraggio, e ci è voluto anche lungo tempo di preparazione. Ma ci sono le testimonianze dirette delle persone che vivono sul posto? Sì, ci sono testimonianze di nepalesi, soprattutto di insegnanti, con i quali noi abbiamo collaborato nei progetti socioeducativi di Living Nepal, che esprimono un'idea di educazione, o come l'educazione dovrebbe essere attivata, portata avanti nelle zone rurali del Nepal, perché noi ci dedichiamo, siamo tornati ad aiutare sul campo in quelle zone in cui non era stato fatto ancora nulla dopo 3 mesi, e siamo andati a portare sia aiuto materiale all'inizio, qualsiasi cosa di cui essi avessero bisogno, ma poi l'aiuto è andato avanti, perché abbiamo accompagnato un po' la ricostruzione a livello, la ripresa a livello psicologico e come sociale. Come associazione, ed è lì poi che siamo andati a filmare, cioè Manuel è venuto con noi. Siamo stati all'inizio del 2017, mm-hmm, e l'anno scorso siamo stati per vari mesi in cui Manuel è stato volontario, e allo stesso tempo abbiamo fatto le riprese di questo documentario insieme ad altri ragazzi volontari dalla Spagna, all'aiuto di tutti coloro che c'erano. Dunque una produzione italo-spagnola, esatto, cioè teramana, sì, sì, spagnola, perché teramana, voi siete teramani e tu sei, sì, di Pineto, tu sei di Teramo, e poi andremo anche a dire chi, insomma, ci sono altri teramani, sì, sì, nel film, per Teramo ci ha dato una bella, insomma, mano, soprattutto nella fase di post produzione, perché nella fase di produzione eravamo una piccola squadra sul campo in Nepal, in Nepal comunque i collaboratori, gli altri ragazzi erano spagnoli di 2 punti della Spagna, una ragazza di Barcellona, l'altro di Murcia, al sud della Spagna. E poi invece per la parte della post-produzione invece ci siamo affidati a Teramo. Avete lavorato? Teramo, sì. Teramo città, dove avete lavorato? Teramo proprio. Teramo, sì.
Sì, comunque si sono affidati ai ragazzi del Wide Open di Teramo, c'è Cesare Di Flaviano, tutto il Wide Open che guarda, comunque qui ci sono scritti tutti perché io non voglio dimenticare nessuno. Sì. Certo. Allora, il film è diretto da Manuel Norcini e Sara Pavone e siete voi. Okay. Montaggio Manuel Norcini, riprese e fotografia Angelo Di Nicola, Marta Aguadè. Sì. Questi sono nomi... Sì, spagnoli. Sì, sono... Io volevo citare i Teramani senza nulla togliere insomma, al loro lavoro. Vado alla ricerca dei Teramani. Cesare Di Flaviano. Cesare Di Flaviano ha curato il suono, tutta la correzione del suono. Poi ci sono le musiche originali che sono di un mio amico, con orgoglio dico che sono di Antonio Gambacorta. Ha fatto un lavoro eccezionale. Grande musicista. Vabbè, la produzione l'abbiamo detto, c'è anche il patrocinio del Comune di Teramo nel caso della proiezione al Teatro di Teramo. Sì. Pinetto, dove è stato proiettato? È stato proiettato alla Sala Polifunzionale, anche con il patrocinio del Comune di Pinetto. C'è stata una bellissima risposta, io sono molto contenta perché la sala era piena, stracolma, c'era gente in piedi e all'uscita c'era entusiasmo, emozione, molta gente ci ha scritto e ci ha fatto i complimenti e credo che abbia ricevuto un messaggio che poi è il messaggio del documentario. Cioè, voi con questo documentario cosa avete voluto raccontare ai teramani, per esempio, ai pinetesi e adesso ai teramani che verranno al Comunale domani a vedere il film? Che cosa volete raccontare? Cioè, ovviamente quello che vediamo lo vediamo, però sì. Il vostro messaggio dietro questo film e questo lavoro, che volete, cosa ci volete dire, cosa ci volete raccontare? Il messaggio, perché c'è un messaggio dietro, un messaggio che è rivolto un po' a tutti, ai pinetesi, ai teramani, ma un po' in generale, no? All'umanità. È un messaggio, questo documentario è stato girato in Nepal. Il Nepal è solo un esempio di situazione in cui c'è bisogno di aiuto. Al di là del terremoto, immagino, vero? Esatto. E attraverso un'esperienza negativa, tragica, che può essere quella di un terremoto, il messaggio è una reazione positiva, un'azione. Cioè, che cosa è successo dopo? C'è stato un gruppo di persone, qualsiasi, posso essere io, tu, qualsiasi persona, che ha deciso di un gruppo di persone che si sono unite per tornare sul campo ad aiutare in modo diretto e sincero. In che modo le avete, quando eravate lì, soprattutto nei momenti magari più difficili, immagino che purtroppo, non per essere cinica, ma in una società come la nostra, in Abruzzo ancora dal terremoto dell'Aquila e poi successivi siamo, sì, non dico all'anno zero, ma quasi, immagino in zone arretrate dopo un terremoto veramente devastante, sì, in che condizioni possano essere ancora oggi, per cui decisamente non erano organizzati ad affrontare un'emergenza del genere e questo vabbè poi è uscito fuori anche a livello diciamo pubblico attraverso insomma i telegiornali e le varie notizie. L'evento è stato catastrofico. Catastrofico. Una realtà come quella sì, è stato amplificato, sì, ovviamente. Comunque considera anche che in Nepal la maggior parte delle case tradizionali sono fatte di pietre. Antisismico zero. Zero, sì. Zero. Quindi il nulla proprio. Niente, cioè, stiamo parlando di pietre messe a secco l'una sopra l'altra. Anche con un terremoto più leggero. Esatto. Stiamo parlando di zone rurali che comunque zone rurali, certo, sono ai pendide dell'Himalaya. Stiamo sono... guardando insomma queste immagini e ci possiamo, sì, rendere conto. Questo in particolare è il villaggio in cui siamo rimasti parecchi mesi, sia il primo che il secondo. Un po' la nostra dove base. Dormivate? Che facevate? La Living Nepal non ha una niente, sede fissa in Nepal. Noi cioè, quando ci si va muoviamo... in Nepal, voi che andate in Nepal e conoscete no, queste popolazioni, che vi danno ospitalità, dormite nelle loro case, vi spostate, esatto, dove vi trovate vi fermate, oppure cioè, avete un'organizzazione, una rete, non so. No. Noi abbiamo la nostra indipendenza lì, siamo una piccola associazione che collabora poi con altre piccole siete riconosciuti entità da loro, insomma quando arrivate, sì, siete gli amici che siamo riconosciuti da dal popolo, sì, sì, ed, è questo bello perché il nostro aiuto passa attraverso il popolo e cerca di coinvolgere il popolo stesso nel processo di aiuto, quindi noi in primis c'è calarsi nella cultura, stare con loro, mangiare insieme, capirli,
parlare la loro lingua. Tu la parli, parlate tutte e due la lingua. Lei lo parla meglio di me, io ho quelle quattro parole giusto per sopravvivere. Per sopravvivere, modo per avvicinarti. Necessità. Eh sì. Un modo per avvicinarti ancora di più, per fargli capire che non sei un semplice turista che va lì a spendere o comunque a visitare le meraviglie del loro paese, delle quali loro sono coscienti perché vivono lì, perché ci sono nati, perché sanno che quelle montagne non solo sono belle ma le proteggono, li proteggono e gli danno comunque le risorse per vivere. Devono, stando con loro, vivendo giorno per giorno, cercando di comprenderli da vicino, con sensibilità, con empatia, con ascolto. E quando loro capiscono che si può lavorare insieme, ci si può incastrare, anche se siamo di due culture diverse, e si può andare verso un miglioramento delle condizioni di vita, comunque a lungo termine. Cosa vi fanno mangiare? Cosa mangiate? Quali sono le tradizioni? Piatto tipico. Visto che li dobbiamo raccontare, purtroppo abbiamo detto finora il negativo del Nepal, insomma, vediamo anche quelli che sono gli aspetti positivi. Beh, insomma, positivo, dipende. Quando sei italiano, caso, vabbè, noi all'estero non facciamo testo, dobbiamo solo adattarci. Esatto. Quando andiamo fuori, non è difficile trovare il meglio. Per l'Italia ormai sono abituata. Sì, però per esempio, no? Diciamo, il piatto tipico che mangi il 90% delle volte si chiama dalbat, che è una base lenticchie di e riso, significa lenticchie ed è solo quello. Se sei fortunato, le patate se a vita quello si poi mangi quello. No, perché il riso e la lenticchia insieme non so cattivi, dipende no, non come so le cattivi, cucine. però poi quando sono quattro giorni sì, quattro mesi no. Ah, poi loro comunque non hanno una varietà di, anche perché esatto, credo che anche la terra non produca granché, perché non hanno il Nepal in sé, in realtà non è che dia molto, alla fine. Appunto, cresce dicevo, riso, patate, chiaro. Esatto. E anche dovuta all'altitudine, anche per quello, in occasioni particolari come possono essere matrimoni, per esempio, magari lì fanno qualcosa di diverso, magari di un po' più appetitoso. La carne non se ne parla, allora. Carne, c'è sì. Carne? C'è? Sì, però loro diciamo che essendo induisti... Ah, non la... maggiormente cioè, ma la carne tendenzialmente non la mangia. Non la mangio. Quindi ovviamente per un abruzzese è un dramma. Quando vedi una pecora pensi agli arrosticini. Però poi lì diventa secondario, no? Sì, e sì. Ci si abitua e si mangia con loro, a volte si varia un po', se si sì può. Però voi non ci si è provato a portare qualcosa di italiano, non so. Ancora no. Sì, cioè, quando c'era, c'era bisogno anche di portare gli aiuti, credo che anche i generi alimentari siano partiti, quelli a lunga scadenza. Quello magari nel periodo immediato all'emergenza. Esatto, sì. Subito dopo l'emergenza sono arrivati tanti aiuti, soprattutto la distribuzione di materiale è stata sì organizzata. Non del tutto, questo è uno dei motivi che ci ha spinto a tornare lì sul posto ad aiutare con le nostre mani a vedere dove andavano a finire i perché fondi, perché visto all'inizio c'era il caos e abbiamo visto che comunque provviste o comunque risorse che erano state inviate dall'altra parte del mondo non arrivavano, non riuscivano a raggiungere le zone di più difficile accesso e quindi ci siamo adoperati. E come vi muovevate voi? Con quale mezzo o con quali mezzi? Con il dito. Ah, Pullman locale. Ci sono i mezzi che arrivano pullman fino a quelle zone, dico, non ci arrivano. Sì, sì, ci arrivano grandi e tendenzialmente ci arrivano. Sì, immagino, insomma. Poi, le strade dicevo, ovviamente sono più delle volte cioè l'altitudine c'è e immagino, quindi le strade insomma, non sì sono ecco. Al limite della praticabilità, al limite, esatto, dove magari più alle volte fatela a piedi piuttosto sì, che sì, col pullman. Sì, sì, ma qualche volta è capitato anche di preferire di scendere e di farsela a piedi che di andare su quel pullman che comunque la strada è larga quanto il pullman e sotto c'è lo strapiombo. C'è lo strapiombo. È un po' un allenamento alla vita, no? Ogni sì volta sì che finisce un viaggio e dire ok, ci sono. Sono sopravvissuta a questo, dunque vado avanti. Sì, esatto. Poi la forza comunque di aiutare o comunque che ti trasmette questo popolo fa sì che poi queste esperienze diventino anche un po' il pane quotidiano. Tu vai sempre, quotidiano, vero? Io ormai da 3 anni c'ero stata anche prima del terremoto per alcuni mesi,
perché sono appassionata di montagna e in Nepal. Proprio ovviamente. Scelta di vita, insomma. Sì, sono alcuni anni che mi trovo a visitare paesi asiatici, soprattutto l'India e il Nepal. E negli ultimi tre, dal 2015, sono impegnata in questa... questa attività. Quanto tempo rimani quando vai in Nepal, a prescindere, no, dall'esperienza, certo, del film? Il primo anno sono rimasta 11 mesi, perché abbiamo iniziato a ricostruire. Sì, sono uscita un mese in India per poter rinnovare il visto. E ah, certo, sono... lì poi ci sono anche questioni, esatto, degli stranieri, sì, per cui ci sono anche lì delle regole per gli stranieri. E sono, sì, primo anno sono stati 11 mesi, anche perché c'è stato proprio l'iniziare questo progetto sul campo, e quindi per dare continuità c'è bisogno di presenza e di anche ascolto per, continuo, di anche capire per, una cultura. Trasmettere fiducia, voglio dire, insomma, esatto, se ti vedono, sì, per una capire settimana, che eravamo lì, non ti vedono più. Esatto. Certo, quella è una questione anche, credo, di fiducia ai bambini. Sì. E poi siamo tornati, ecco, l'anno scorso, nel 2017 è venuto anche Manuel, siamo tornati per alcuni mesi e andiamo e torniamo. Questo progetto non è un lavoro per me, quindi è puro affetto o comunque volontariato, che diciamo, è venuto da un'esperienza di vita. Lì avrete anche degli amici, immagino, oramai. Mm, sì, ci scrivono. Sì, sono molto contenti per questo documentario. Le nuove tecnologie ci sono. Sono arrivate, sì, sì, certo. Anche nei paesi più lontani, per cui vi tenete in contatto, sì, sui social. Sì, sì, alcuni, sì, ci hanno anche aiutato. C'è una ragazza nepalese, mia amica, che mi ha aiutato con le traduzioni proprio dal nepalese all'inglese, poi dall'inglese all'italiano per questo film. Sì, lei ci accompagna e mi ha dato forza proprio il giorno prima della proiezione a Pineto, quindi sono coinvolti e sono felici, sì, di questa cosa. A proposito di viaggi, che viaggio farà questo film? Che programmi avete? Dopo ricordiamo l'appuntamento di domani, cosa bisogna fare, sì, per partecipare alla proiezione, eccetera, eccetera. Ma quali sono i vostri progetti per questo film? Lo presenterete a qualche concorso? Sì, cosa ne farete? Ovviamente, allora, subito dopo Teramo andremo a Barcellona, in cui lo presenteremo lì, ad un piccolo, un piccolo centro culturale, diciamo, che comunque c'è anche centro civico, un centro civico che ci ha dato, avendo vinto un bando, ci ha dato anche una piccola parte di contributi per poter... In questo modo vi siete finanziati, insomma. Sì, esatto, anche in questo anche modo. Così. Ci hanno dato questi contributi con cui siamo riusciti anche a, diciamo, fare fronte ad alcune piccole spese, perché poi la maggior parte delle persone comunque hanno anche loro fatto volontariato con questo film, diciamo. E quindi lo presenteremo lì, poi vedremo un po' di entrare nel circuito dei festival o comunque dei concorsi, e spero che possa diventare, anche, si presenterà forse anche alla Filmoteca, si chiama così, Filmoteca di Barcellona. Di Barcellona, che comunque è un'istituzione lì, e abbiamo iscritto il documentario a questo concorso e vediamo se si potrà proiettare a Barcellona, comunque una realtà che, sì, ci è stata vicina fin dall'inizio, che conosce Living Nepal, è sede dell'organizzazione, ci sono gli altri fondatori e ci sono tutti i volontari che comunque hanno preso parte a... Dunque già dei progetti ce l'avete, poi quello, sì, che verrà... Sì, adesso siamo un po' anche alla ricerca di eventuali distributori o di qualche via per poterlo distribuire in maniera pulita, come, certo, si deve, diciamo. Magari farlo uscire e diffondere questo messaggio anche, sì, fuori dall'Italia. E vabbè, i canali, insomma, ci sono, ci sono, sì, ci anche sono. Perché la Spagna c'è, cioè, un bel fermento, sì, artistico, sì, per, sì, cui, sì, immagino che un luogo come quello di Barcellona possa attivo, essere, certo, anche un luogo di incontri, un luogo di partenza. Sì, e dal punto, sì, di vista del sociale soprattutto, sin dall'inizio abbiamo ricevuto tanto, tanto affetto da Barcellona, comunque da giovani che conoscono il Nepal, che conoscono comunque, che viaggiano e che hanno seguito questa storia, e quindi pensiamo sia un terreno fertile per poter condividere questo messaggio. Ci sarà un dopo? Daniel Vad 2. In Nepal voi ovviamente, la vostra vita credo rimarrà per sempre legata al Nepal, da quello che, certo, raccontate, da quello che avete vissuto, in particolare tu, immagino, insomma, che è un rapporto oramai di
di affetto, di amicizia, di quasi seconda esatto. patria, insomma. C'è il richiamo ogni anno. C'è una seconda anno. Famiglia lì comunque. Sì. Da un punto di vista artistico, culturale, sociale, si andrete avanti con questo progetto anche cinematografico? Beh, non lo sappiamo. Volete prima vedere? Prima... Certo, vediamo anche perché c'è anche tanto perché per di cui quanto parlare. Si voglia fare volontariato, purtroppo poi ci sono le spese quelle esatto. obbligatorie, per cui ci sono, c'è quello. Bisogno di finanziamenti, c'è bisogno di aiuti, a prescindere sì. dalla buona volontà degli amici. Una bella cosa che vorremmo fare con il documentario, ci piacerebbe tornare lì e proiettarlo al villaggio in cui siamo stati. Quello sì, sì vogliamo quello è tradurlo, fare i sottotitoli in inglese. E cercare di farli in nepalese, magari con l'aiuto di questi ragazzi più giovani che hanno avuto l'opportunità di studiare lingua inglese a Kathmandu, e magari fare i sottotitoli in nepalese sarebbe così stupendo proiettarlo lì, andare lì con un proiettore da qui e con un telo e proiettarlo lì nel villaggio all'aperto. Io ve lo auguro ovviamente. Allora, prima di salutarci, ricordiamo l'appuntamento di domani, è 23, sì domani. Già domani. Perché all'inizio abbiamo detto il 23, mi sembrava 23, lontano. La mia testa ha elaborato che il 23 in effetti è domani. Sì. Tutte le coordinate per venire a vedere questo film domani, a che ora, cosa bisogna fare, il biglietto, cioè tutto quello che c'è allora, da sapere. Allora, l'appuntamento quindi è domani, l'ingresso è alle 18. Cercheremo di essere il più puntuali possibili al teatro comunale. L'ingresso è libero, l'ingresso gratuito. Quindi chiunque voglia venire, non c'è bisogno di prenotazione. Porte aperte. Porte aperte, assolutamente. È un documentario per tutti, quindi non, anche bambini possono vederlo. Anzi, sarebbe bello certo. se venissero dei bambini. Si aprono degli orizzonti a nuove realtà che sì. anche i bambini sono immagino. Sì. Esatto. Bambini, figli di amici, sono rimasti contenti o comunque lì in ascolto, che sì. già è tanto sì. no, per un bambino. Certo, sì. E niente, quindi ci sarete tutti i teramani che noi hanno collaborato tutti. Ci sarà tutta la squadra tecnica, tutti i collaboratori, ci sarà anche Mar, ci sarà anche l'altra fondatrice dalla Spagna che sta arrivando proprio domani, che mi accompagnerà. Dunque, in questa ci saranno anche gli amici spagnoli, anche domani. I cugini esatto. spagnoli. Dunque tutti domani alle 18 al Teatro Comunale per la proiezione di questo film documentario su sì. questo villaggio del Nepal, ma più in generale proprio sulla vita del in Nepal generale, sì. raccontato da due persone che insomma hanno deciso di andarli a conoscere meglio sì. di andare a conoscere meglio queste popolazioni, per cui sarà sicuramente un documentario verità, cioè sì, quello che, sì. che è e che si vede e che si vive vissuto, non nelle zone, non nelle bellissime montagne, no, perché abbiamo visto tanti documentari no, su esatto. scalatori e sono meravigliosi, sono senza stupende. Nulla togliere alle bellezze, forse tra le montagne più cornice. Belle del mondo, che sono la cornice poi di una realtà che è quella che raccontate voi. Esatto. La quotidianità, la ecco, quotidianità, diciamo così, la quotidianità sì, e non sì. l'eccezionalità, perché quelle scalate lì quella insomma, rimane sono... sempre. Esatto, voi ci siete mai paese. Andati a scalare? Sì, proprio per poter anche sì. fare queste riprese. Abbiamo siamo ripercorso arrivati... proprio gli stessi sentieri in cui lei si trovava. Quasi a vedo che 5.000. Le scarpe tu sei attrezzato sì, bene anche questa mattina. Sì, sempre attrezzato non... da montagne, a parte si che... sa mai. Aspetta, le montagne del Nepal ovviamente non possiamo fare... il paragone, perché parliamo di due mondi diversi, ma se rimaniamo all'Italia, guarda, io al Gran tanto Sasso. Non ci vedono nelle Alpi, noi abbiamo la montagna più bella d'Italia, esatto. punto, esatto. E ho detto tutto, esatto. per cui teniamocelo stretto e queste scarpe sono, basta sì, uscire sì, sì. mezz'ora di macchina esatto. e anche noi siamo... Esatto. Esci di casa e può uscire benissimo un esatto. un trekking, questa così è la bellezza. Ci sono cose che realtà. Mi ricordano tanto lì sì, in Nepal, nelle nostre montagne. Sì, erano comunque quasi 10 anni che non vivevo, sono tornata in Abruzzo da poco e ci sono parti del Nepal che mi ricordano il Gran Sasso, comunque l'Abruzzo, forse c'è proprio questa era destino, questo ritorno. Sono diversi gli abruzzesi che vanno anche per scalare quelle montagne, insomma, sì. ne conosco diversi anche. Ci sono molti italiani in sì. generale che vanno in Nepal e che comunque hanno dato anche il loro contributo lì, dopo, prima e dopo il terremoto. Perché... Serve ancora tanto aiuto e chi può, magari si può
rivolgere alla loro associazione, perché no, viaggiare con loro per aiutare queste popolazioni. Io vi ringrazio, è stato un grandissimo piacere conoscervi e vedremo sicuramente questo film, intanto per chi volesse farlo domani alle 18 al Teatro Comunale, l'ingresso è gratuito. Tutti invitati a seguire questo documentario, questo film documentario sul NEPA. Grazie, davvero in bocca al lupo ovviamente per il percorso, che sarà sicuramente un percorso di successo. Ce lo sapremo ridire tra breve. Grazie, buona giornata. Grazie anche a voi per l'attenzione, e questa trasmissione come sempre torna anche domani mattina dalle 7 alle 8 in diretta. Ovviamente domani mattina ritroverete Luigi Prosperi. Grazie ancora e buona giornata.